si torna a teatro, si torna al Teatro Thalia qui a Tagliacozzo con una stagione invernale molto bella che inizierà il 20 di novembre, è una stagione che prevede eccezionalmente quest'anno non solo titoli di prosa di una certa importanza, ma anche due appuntamenti con il cinema e due appuntamenti con la musica. Quindi l'amministrazione è lieta di aver presentato quest'oggi con il direttore artistico del Thalia, Patrizio Maria D'Artista, qui presente, questa stagione teatrale 2022-2023, e vi invita tutti a tornare a teatro dopo due anni di difficoltà, di allontanamento, di isolamento. Veramente Tagliacozzo si presta di nuovo anche d'inverno ad essere località che accoglie, località dove si fa cultura. È stato bellissimo oggi poter riabbracciare il pubblico, finalmente numeroso già da questo primo appuntamento, siamo davvero felici di averli potuti rincontrare uno ad uno. È una stagione con 10 appuntamenti, prosa, musica, cinema, avremo degli spettacoli straordinari, Lello Arena in Aspettando Godot, Deborah Caprioglio in Buoni da morire, un'anteprima nazionale con Daniele Pecci in Divagazioni e Delizie, ancora Francesco Paolo Antoni in uno spettacolo chiamato Otello, io, ci sarà da ridere, ci sarà da emozionarsi e da fare questo viaggio meraviglioso nell'universo dei sentimenti umani. Quindi il teatro è un miracolo che si compie ogni volta, è una magia che torna ad incontrare il suo pubblico e il pubblico ne ha sempre più bisogno, specialmente in questo periodo abbiamo bisogno di tornare a incontrarci e di farlo attraverso l'arte. Siamo entusiasti e non vediamo l'ora che la stagione possa finalmente entrare nel vivo. Ed invito tutti a frequentare i nostri social, il nostro sito internet che è teatrothalia.com, i nostri social Facebook, Instagram e ancora online su OEvents e qui in piazza Duca degli Abruzzi dove abbiamo il nostro info point sempre a disposizione del pubblico. Vi aspettiamo presto, restate aggiornati e buon teatro e buona ripartenza. Dunque, oltre a una stagione di prosa che è anche un po' onnicomprensiva di altre forme d'arte come il cinema e come la musica, il Teatro Thalia quest'anno verrà riproposta per il 35esimo anno consecutivo, rinnovando una convenzione che ormai va avanti da forse anche più attività teatrali di quelle che si sono succedute, non ce ne voglia Gabriele Ciaccia, qui direttore artistico del Teatro dei Colori. Siamo appunto a presentare quella che sarà la stagione per ragazzi, ragazzi che poi è anche un po' limitante perché a giudicare dal cartellone c'è da che apprendere anche noi che abbiamo qualche anno di più. Allora, quando si parla di teatro ragazzi si parla di un settore di teatro educazione molto specializzato. Ovviamente si presenta un palinsesto di titoli e soprattutto di discipline anche avanzate, anche rinnovate, per cui è tout public, come si dice oggi. Però il pensiero di teatro educazione, quello vince, quindi è dedicata e questo funziona. È un servizio culturale che a Tagliacozzo, ma anche nel territorio della Marsa, che ormai svolgiamo da tantissimi anni. Questa è la prima presentazione di Itinerari dell'Arcobaleno, perché poi verrà fatta anche a Pescina e a Celano e poi concluderemo con la presentazione delle Domeniche da Favola, che quest'anno faremo i 10 anni al Teatro dei Marsi. Come ho detto nella presentazione, abbiamo aperto a tanti linguaggi diversi. Se infatti vogliamo brevemente citarli, allora, perché vedo che si parte il 3 dicembre e si finisce il 3 maggio, quindi comunque 8 spettacoli molto ben distribuiti. Lungo, un cartellone molto lungo, è di fatto una stagione parallela, questo è il pensiero che abbiamo avuto poi con Vincenzo, con Chiara e con Patrizio. Rodari Smart, presentato dai Teatrini di Napoli. Noi, il Teatro dei Colori, presenteremo il 17 gennaio La Cerva Fatata, che è un grande recupero della fiabistica da Locunto dei Conti di Giovan Battista Basile, quindi è un grande recupero storico, antropologico e letterario. Poi faremo una versione molto particolare il 23 gennaio di Pierino il Lupo, anche con un accento su nuovi strumenti, nuove modalità di raccontarla questa meravigliosa didascalia musicale o dimostrazione tra racconto, parole e musica.
Poi faremo il 31 di gennaio uno spettacolo molto particolare sui testi di Liliana Segre per il giorno della memoria, Segre come il fiume. Faremo poi un'altra rivisitazione l'11 di febbraio in Bocca al Lupo, partendo da Perrone dal Cappuccetto, ma anche lì rivisitata nel modo di Rodari, dell'Insalata di Fiabe. E poi faremo un allestimento molto particolare con La Contrada, il Teatro Stabile di Trieste, che già nella stagione di prosa con un altro titolo, con La Regina delle Nevi. Entriamo nella, come dire, nella storia, nelle leggende, nelle fiabe del nord Europa, che hanno un'altra forza, un'altra emozione. Andiamo a fare poi il 3 aprile uno spettacolo in lingua inglese con una compagnia di Catania che viene per la prima volta da noi, la Casa di Creta. E concluderemo con La Storia dell'Armadio, un'altra bellissima scrittura creativa che Cesanelli e la Gru Teatro hanno fatto con i ragazzi. Quindi c'è, come dire, un ventaglio linguistico, ed è quello che poi io credo che debba essere il teatro educazione. Ad unire tutti gli spettacoli anche l'orario, esatto, che è previsto l'orario per la alle 10.30, il biglietto simbolico di promozione, perché il Comune di Agliacozzo investe molto su questa modalità di promozione. Stiamo parlando di biglietti di 3 euro, 4 euro, quindi il biglietto simbolico soltanto a livello educativo. E ovviamente tutto questo è stato concordato con gli organi scolastici, quindi con la presidenza, con la direzione, con la dirigenza scolastica e con tutti gli insegnanti, con i quali io condivido sempre l'aspetto formativo delle scelte dei titoli. E credo che questo debba essere un metodo di apertura tra didattica, educazione e creatività. Io credo è un bel modello di lavoro. Dunque, grazie Gabriele Ciaccia, Teatro dei Colori, in attesa poi di restare aggiornati sulle stagioni anche negli altri teatri della Marsica. Ringraziamo per la disponibilità. Grazie. Da Taglia Corso, Federico Falcone, Azienda in Forma. Grazie.